La Lega era giunta in territorio Acaneo e Mart permise ai suoi di riposarsi a Port Warren, città portuale e importante snodo commerciale. Questa aveva comprato la sua libertà pagando alla Doluna esosi tributi. Al suo arrivo, pertanto, la Lega ricevette un caloroso benvenuto. Gli uomini di Mart furono lieti di sostare in questa oasi felice, finché a guastare il loro buon umore giunse la notizia che il nemico si stava avvicinando. Una vera doccia fredda. Ok, salve, benvenuti in questo nuovo gameplay di Fire Emblem Shadow Dragon. Io la vedo molto male anche qui. Abbiamo 19 Grastiani contro la Lega di Acaneia che siamo noi, siamo 13. Scegliamo intanto le unità da portarci appresso e io direi di portarci, vabbè, Marth, Abel, Gordon, Shida, Ogma, Julian, Lena, Nabal, Merrick, Wolf, Sedgar, Ardyn, al posto di Wendell o al posto di qualcun altro, ora vediamo, sono molto indecisa. Lena mi serve per forza, tosto che si tiene proprio dietro agli altri, ma mi serve per forza. Sono indecisa se portarmi Aydraug, che è un bello scudo. Bantu c'è anche, che può essere simpatico. Anche se, Dio, schivata zero. Vabbè, no, prendiamoci Wendell, proviamo così, va? Proviamoci. Inventario, vediamo qua che cosa possiamo fare con l'inventario. Abel sta bene. Gordon, ok. Sì, Shida. Shida un po' di cose le può lasciare, tipo una cosa. Ogma va benissimo, Julian va bene così, va bene così, Nabar, la veste angelica c'è, ma la veste angelica però non ci serve. Merrick sta bene così, Wolf ok, Sedgar, oddio ho sbagliato, ok, Sedgar va bene. Ardyn va bene pure e Wendell direi che ci siamo. Quindi ragazzi, io intanto salvo qui, speriamo che vada tutto bene, se no acci miei vedrò di fare qualche cosa, di cambiare unità. Intanto salviamo. Perfetto, e quindi combattiamo. Principe Marth, sono Caesar e questo è Rad. Abbiamo messo le nostre spade al servizio di Port Warren. Il regno di Grast, scusatemi, ha radunato i suoi cavalieri presso le fortezze a nord. È pericoloso per voi restare qui. Fortunatamente il castello a est è stato lasciato quasi completamente sguarnito. È lì che dovete colpire. Per favore, siate prudente, Sire. Noi combatteremo al vostro fianco. Oh yes, abbiamo due nuovi. Oh mio Dio, qua c'è un'arena. Qua ci sono delle case che non so che cosa possono servire. Rad mi piace un sacco, mi ricorda molto qualcuno. Buongiorno, Aimee vi dà il benvenuto. Cosa posso fare per voi? Compriamo. Date pure un'occhiata se volete. Oh mio Dio, c'è fuoco, tuono e bufera. Allora, io direi sì, che ce le compriamo tutte e tre. Non si può mai sapere. Tanto i dindini ce li abbiamo. Ok, perfetto, grazie. Non puoi fare nulla, grazie. Grazie. Vediamo quest'altro, Caesar. Andiamo qua, Emporio. Aimee vi dà il benvenuto, compra, vediamo che cosa c'è qua. Cura, chiave porta e unguento. Allora, ci compriamo una cura e un unguento. Yes. Basta così. Ah, qua ci sono altri negozi, altri empori, quindi direi che prima o poi ci facciamo una passeggiata. Qua ci sono villaggi, oh mio Dio, qua ce ne sono un botto.
mentre da questa parte ce ne sono di meno. E qui c'è il boss. Io direi di cominciare prima dove ce ne stanno di più. Sì che per ora restiamo un pochino in disparte, nel senso noi avanziamo però con cautela. Non salvo perché voglio un attimino vedere di che pasta sono fatti qui. Non avrebbe senso salvare adesso. Allora, andiamo quasi tutti avanti. Se non tutti avanti, effettivamente. A parte Lena che sarà dietro di noi. Ok. Chi mancano qui? Sedgar. Ardyn. Il mago Merlino qui, Wendell. E Lena si sta ferma lì, quindi facciamo fine, vediamo un po' come si muovono loro. Ah, stanno un po' avanzando, effettivamente, vedo. Da tutte e due le parti, quindi vediamo se possiamo attirarli, che è meglio. Vediamo, voglio vedere questi dove arrivano. Non possono farci niente, quindi Shida va a visitare questo villaggio immediatamente. Ho visto una moltitudine di soldati presso le fortezze a nord. Apriranno i portoni tra pochi istanti ormai. Fareste bene a inviare qualcuno che blocchi le uscite prima che questo avvenga. E noi lo faremo il più presto possibile. Intanto andiamo a comprare come gli stronzi. Armeria. Buongiorno, compra. Spada di ferro e spada d'acciaio. Spada d'argento, oh, spadino. Che ci può sempre servire. Una spada d'acciaio la prendiamo. E anche una spada di ferro. Sì, ok. Non puoi aiutarmi più, grazie. Vediamo quest'altro. Armeria. Compra. La stalata, ragazzi, finalmente. Allora, non possiamo fare più niente. Il giavellotto prendiamolo pure. E basta, annulla, va bene così. Allora, vediamo un po', mettiamo qui Julian. Mettiamoli in modo tale che non ci possano effettivamente attaccare, ma che noi siamo pronti per fargli del male fisico. Quindi mettiamo loro qui, Gordon qui, lui qui. Insomma, ci mettiamo in modo tale da poterli colpire quando meno se lo aspettano. Lasciamoli là sotto, ok, quindi facciamo fine, vediamo che cosa succede. Quelli avanzano. Avanzano tutti. Ok, è tempo di ammazzare i primi. È tempo di ammazzare i primi. Allora, Julian non può fare molto, quindi io direi che Julian lo releghiamo a visitare il villaggio. Ho sentito dire che tengono prigioniera una principessa di Medonia presso il castello di Dale. È strano, non trovate? Perché la Doluna tiene prigionieri i propri alleati? Noi lo sappiamo perché questa principessa dovrebbe essere la sorella di Minerva, l'abbiamo già scoperto, diciamo, in un certo senso, quindi LOL. Allora, vediamo costui, armeria. Buongiorno, grazie. Compriamo. Allora, prendiamo l'ascia d'acciaio, non si può mai sapere. Yes. La scure. E anche un arco d'acciaio.
e pure un arco di ferro, dai. Allora, come possiamo aiutarvi? Nulla. Arrivederci. Questo comincia ad avanzare perché vorrei che arrivassero in un buon posto. Allora, vediamo un po' come combinarci. Ogma, che cosa c'hai da offrire? 8-8-16, cominciamo a ammazziare. Grande Ogma! Grandissimo! You're a great man. Allora, poi vediamo. Nabarl, vorrei che mi attaccasse qualcuno. 8-8-16 pure a lui, così lo mettiamo in fin di vita. Colpito e non mi piace questa cosa. Spadino di Marth che fa male. Non abbastanza però. Prendiamo un po' di danno, ma non ci fa niente. Per ora siamo a posto. Poi vediamo Abel che mi ammazza questo magari con una lancia di ferro. Sì. Ciao. Perfetto. Poi vorrei... vediamo un po'. Wolf che prende un po' di esperienza ammazzandomi quest'altro. Perfettissimo. E abbiamo superato il livello con Wolf. Mi piace molto Wolf, devo dire, anche esteticamente parlando. Poi mettiamo Gordin a attaccare, toglie 9, ma possiamo farlo. Così chi subentra, chiunque subentra in questo momento può prendere esperienza. Io direi di farla prendere a Sidgar però. E gli facciamo usare la spada di ferro. Sì, la spada di ferro. Facciamogli prendere un pochino di esperienza con la spada. Però con la spada non me lo ammazza. Questo è un problema. Andiamoci con l'arco a sto punto. Nemmeno con l'arco me lo ammazza in realtà, però va bene lo stesso, dai. Chiudiamoci un occhio. Facciamo superare il livello ad Ardyn piuttosto che a nessuno dei due. Ardyn va di per Ardyn con la spada d'acciaio, via. Oh yes, fatto. Perfettissimo. Lena avanza di un pochetto, ma pochetto pochetto però. Attendi, i maghi avanzano un pochetto pure loro. Shida si mette pronta all'azione e finiamo così. Cominciano ad avanzare gli arcieri. Fatto bene a muovere Shida. Anche se dobbiamo uccidere assolutamente gli arcieri, perché gli arcieri sono dannati. Sono dei dannati animali gli arcieri. Allora, cominciamo così. Cominciamo con Wendell che attacca e mi fa fuori con il tuono. 11 e 11 dovrebbe fare più di quello che sembra. 1 e 2. E me ne toglie uno. Perfetto. Poi mettiamo l'altro mago, Merrick, che mi attacca quest'altro con il fuoco. Fa 11 danni addirittura. Però ha un avatar sto tipo. Ci si può parlare? Non ci si può parlare, quindi non so, lo spadino gli fa male. Proviamoci. Non ho nulla contro di voi, ma cosa posso dire? La guerra è guerra.
Dobbiamo curare con Lena prima o poi. Allora, ok, era reclutabile sto tipo. No. Quindi, no, non mi piace. Noi ricominciamo perché era un personaggio reclutabile a quanto pare. Non so come, con chi parlarci, ma era reclutabile. Forse ci dovremmo parlare con quegli altri. Quindi, boh, vediamo, va. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo tornati. Ho capito con chi devo parlare con questo tipo qui, ergo con Shida, però prima di farci parlare Shida, io devo assicurarmi che Shida sia al sicuro. Quindi, andiamo a vedere, questi non possono fare niente verso di là. Quindi, andiamo comunque a castigare qualcuno. Allora, intanto castighiamo con Merrick questo qui. Immediatamente facciamo il fuoco, che penso che sia più che sufficiente per killarlo. Uno e due, perfetto. Fuori uno. Ok, poi prendiamo Julian e ammazziamo il primo arciere. Oddio, ammazziamo è un parolone perché Julian non toglie quasi niente. Facciamo così. Chi sei? Abel. Abel, penso che tu possa killare abbastanza facile questo qui. Facciamo la lancia che fa più danni. Uno e due, perfetto. Ottimo. Poi Ardyn mi va a ammazzare quest'altro arciere. Anzi, non lo ammazza in realtà, però va bene. Facciamo così. Non può attaccare quegli altri, quindi. Vediamo se con la spada di ferro riesco a fargli del male. No, gli faccio sempre 5 danni. Possibile. Attacca l'arco, 5 danni e mi attacca pure lui. Ok, andiamoci con Nabarl. Però Nabarl forse è meglio che me lo tengo per quelli là che fanno più danni. Vediamo. Se metto qui e faccio con l'arco d'acciaio, che cosa succede? 8 danni, che non sono sufficienti. Ogma. No, non è Ogma, questo è Caesar. Non è sufficiente, ragazzi. Non è sufficiente. Vediamo Ogma. Ogma penso che lo deve killare male, però, eh. No, non riesce a killarlo male. Però vabbè, intanto attacchiamolo, dai. Non perdiamoci in ciance, perché tanto possiamo fare ben poco, se no. Lui non può arrivare più lì, quindi lo sposterei qui. Ardyn non ci arriva lì. Quindi attacchiamo con. Vediamo con qualcun altro che magari può. Con la spada, ok. Perfetto, e questi sono andati. Avanziamo quanto più possiamo. Questo è all'arco, quindi magari con l'arco qualche danno lo cominciamo a fare. A questo. Poco, molto poco, però abbiamo superato il livello, il che è buono. Ok. Ardyn. Ardyn ci può arrivare, ti prego, killalo. Scusate, c'è un po' di calo di framerate. Killalo Ardyn. Bravo, bravo Ardyn, grandissimo. E supera il livello anche Ardyn. Perfetto. Allora, mettiamo questo qui fuori ad attendere.
Marte non lo voglio rischiare in una zona pericolosa, però intanto parliamo con questo qui. Parliamo con Roger. Buongiorno, signore. Arg! Pace, non desidero battermi con voi. Mi chiamo Shida, vengo da Talis. Come mai mi rivolgete la parola? Questo è un campo di battaglia. Posso disturbarvi per chiedervi il vostro nome, buon signore? Il mio nome? Mi chiamo Roger, perché? Perdonatemi, Roger. È solo che avete un aspetto così dolce e gentile che non ho potuto fare a meno di notarvi. Ditemi, credete nell'amore? Oh, sono sicura che avete già un cuore che batte per voi in grasso. Come? No, no, voglio dire, non ho questa fortuna. Roger, pensate ai bambini, alle lacrime di quelle povere donne e dei bimbi in questi orribili giorni di guerra. Mi sono unita alla Lega di Acaneia per porre fine a tutto ciò, ma io... Oh, Roger, tutto questo non vi spezza il cuore? Su, cara, fatevi coraggio. Anch'io non desidero altro che la fine di questa guerra insensata. Allora, potreste considerare l'ipotesi di unirvi a noi per porvi fine? Cosa? Oh, per tutti i numi. No, sono desolato, ma non potrei mai tradire il mio regno. Ah, beh, capisco. Avete una famiglia in grasso che conta su di voi? No, non proprio. I miei genitori sono morti e non ho neppure una donna che io possa considerare mia. Ma la Grast è la mia patria, lo è sempre stata, non voglio tradirla. Non riuscirò a convincervi a cambiare idea? Temo di no, mia cara. Va bene, scusatemi se vi ho importunato, ma sono contenta di aver avuto modo di parlare con voi, Roger. Siete davvero l'uomo che avevo immaginato foste. Arrivederci allora. Aspettate, andate via? Beh, sì, Roger, devo. Ogni istante che trascorro con voi vi mette in grave pericolo. I vostri compagni potrebbero pensare che stiate complottando con un nemico. No, devo andarmene. Siete molto gentile, Shida. Oserei dire che non vi sono donne par vostro ingrast. Forse suppongo che potrei... Ah, al diavolo, vengo con voi. Oh yes! Cominciamo la mattanza. Ok, dai, è abbastanza resistente, mi fa piacere. Perfetto. Ottimo. Andiamo avanti con Morse. Andiamo avanti con Gordon. Andiamo avanti con Wendell. Direi di mandare un pochino avanti anche lei. Bastone, cura. Ok. E Caesar pure. No, Caesar deve stare fermo lì, stavo scherzando. Compriamo quello che c'era rimasto da comprare. Buongiorno, compra. Allora, abbiamo detto una lancia di ferro ce la prendiamo per sicurezza e una lancia d'acciaio pure. Giavellotto, yes, e asta alata immediatamente. Arrivederci. Ovviamente, mi attaccano Hardin. Illeso, immagino. Bravissimo. Illeso. Illeso anche qui. Ho fatto bene a piazzare quello davanti. Ok, gli fa uno. Perfetto. Allora, facciamo così. Gordin non può far niente da questa parte perché c'è questo che blocca tutti. Io direi, Hardin mi va a salvare in questo istante, che è cosa buona e giusta. Perfetto. Poi abbiamo gli arcieri. Gli arcieri cominciano a fare qualche danno. Arco d'acciaio.
e attacchiamo questi. Perfetto, via. Fuori uno. Cominciamo ad attaccare anche questi. Perfetto. Vediamo se riesco ad attaccare quante più unità. Prendo 4 danni e attacco di 6. Vabbè, proviamoci. Allora, Gordin non mi pare il caso. Loro non possono arrivare da nessuna parte. Nabarl sì, invece. Ma non mi piace perché è messo troppo esposto. Andiamoci con cautela. Andiamoci con cautela, ragazzi. Preferisco andarci con cautela. Vediamo, lancia di ferro 10. Proviamoci con lui, con Abel. Abbiamo fatto il triplo. Sì, grande Abel. Oh yes. Livello 8 addirittura, il che non ci fa schifo. E gli altri avanzano like a boss. Avanziamo. Avanza. Avanza pure tu. Mart va avanti. E anche lei va avanti. In qualche modo. Vediamo qui chi c'è. Abbiamo lui. E quest'altro che deve comprare qualche cosa. Buongiorno. Compriamo. Ok, scusate l'interruzione, ragazzi. Allora, compriamo, abbiamo detto. Qualche ascia, anche l'ascia d'acciaio, sì, la scure pure. L'arco di ferro, un altro, e un arco d'acciaio. Meglio prenderli che non averceli. Ok, arrivederci. E per il resto direi che ci possiamo anche fermare, mettiamo lei qua, attendi e vediamo che cosa succede. Ah, mi attaccano tutti quanti a Bell, come immaginavo. Facciamo così. Mart mi attacca questo. Con la spada di ferro. Uno e due. Via uno. Perfetto. Poi abbiamo Ardin che mi fa male a qualcuno di loro. 8 e 8, 16. Quindi andiamo per il 16 noi. 1. E 2. Direi di attaccare con l'arco questo. Perfetto, va bene così. Dovrei ucciderlo così. Perfetto. Ottimo, e abbiamo superato il livello. Con Roger. Poi Abel mi attacca quest'altro, sempre con la lancia, anche se 11 solamente gli tolgo. Vabbè, ora sistemiamo un po' la situazione. Allora, lui attacca 9 e 9 gli tolgo. Proviamoci. Sono belli resistenti sti grastiani. Il che non mi piace molto.
No, 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 no. Tanti nop in the air. Ok. Julian ce la può fare da solo. Perfetto. Ottimo. Allora, ovviamente i maghi non penso ce la facciano. No, non mi piace che i maghi abbiano così poco. Quindi quello lo lasciamo lì dov'è. Loro avanzano. Ok, Merrick può andare a picchiare selvaggiamente costui. Quindi direi di farlo. Intanto. Uno. E due. E ci siamo. Dobbiamo killare ora quei due. E quei due non sono facili da killare, perché se il coso dovesse arrivare qui, siamo persi. Allora mettiamo Nabarl a killare lui, o comunque a bloccarlo, quindi non potrà fare niente. Ok. Vediamo se lui attacca con la spada d'acciaio. Ovviamente la frangicotta fa un male cane a loro, ma a noi non ci interessa in questo momento, quindi va bene, ok. Perfetto, ci siamo. Abbiamo fatto un livello con Ogma. Shida mi va ad attaccare costui con una lancia di ferro. 7, 7, 14. No, 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 no. So much nope, Shida. So much nope, Shida. Anzi, la spostiamo anche di uno perché ho paura. Per il resto, volevo vedere un attimino costui che cosa c'ha. La spada folgore, che non può usare però. No, perfetto, c'ha solamente la lancia d'argento, quindi basta attaccarlo dalla distanza. Lena, se tu ti avvicini un po', poi fai una cura a tutti quanti, tipo. Lui ha comprato con qualsiasi. Arena. Qua se va sul serio, te vado a fa botte, me devi da 890 monete, ci stai, sì. Se fa così. Cioè, se picchia fino a schiattà, premi il pulsante B se te vuoi arrendere, non te fa ammazzare, capito? Ok. Così, stiamo facendo un po' di arena così a gratis. Ma hai convinto, ecco dei sordi. Lo vuoi rifare? No. Se vediamo allora. Vabbè, non facciamo più l'arena perché non ci interessa più farla. Ogma non è messo tanto bene. Ovviamente quello attacca quello con l'arco d'acciaio. Comunque c'è il ritorno. Allora, famose così. Arco d'acciaio 3-3-6. Io gli faccio 10 e muore. Perfetto. Fuori uno. Perfetto, Gordon. Grande. Ah, io ho paura che da queste fortezze possa uscire qualcuno ben presto. Quindi direi di attaccare con la spada di ferro questo garstiano, anche se non morirà. Perfetto, Marta ha superato il livello. Perfettissimo. Spada di ferro è inutilizzabile, ma a noi ci interessa ben poco. Allora, mettiamo Wendell verso di là. Wolf me lo terrei, sinceramente. Lui facciamolo avanzare che blocca un passaggio. Lui ne blocca un altro. Attendi.
poi facciamo. Ogma magari che si prende la sua piccola rivincita. Con la spada d'acciaio, no, la spada di ferro, dai. Via. Allora, tu blocchi già qualche cosa, Ardyn, quindi attendi qua. Lena si mette un attimino qua e cura qualcuno, magari Sidgar. Perfetto, e gli altri avanzano. Merrick avanza. Lui avanza. Direi che facciamo rimanere qui anche lui. Ho paurissima di quello che sto facendo, ragazzi, eh? Sì, che abbiamo salvato, però. Wolf è sempre dalla distanza e ci può servire. Sidgar è dalla distanza e ci può servire. Abel potrebbe andare a occupare quell'altra cosa. Ok. Fine. Oh mio Dio, lo sapevo io. Lo sapevo, allora. Meno male che ho fatto quello che ho fatto. Facciamo il tuono. Uno. E due. Perfetto. Cerca di arrivarci. No, non ci arrivi. Però possiamo fare una bella cosa. Siamo furbi. Mettiamo lui qua. E Abel qua. Attendi. Allora, vediamo dove arrivano. Lui non arriva da nessuna parte perché è lento come la merda. Allora, uno la bocchiamo. Attendi qua. Ogma, se tu avvicini io ti curo. Bastone cura. Ok. Dov'è Gordyn questo? Sì. Spostiamo Gordyn. E gli altri abbiamo detto che avanzano. Attacca. Con il fuoco 11 e con Excalibur 19. Cosa ci fate qua fuori? Maledizione, sono finito. Un po' sì. Devo ammettere che un po' lo sei. Ok. Direi che il colpo di grazia te lo dà Shida. Con una bella asta alata sul grugno. No! Oh mio Dio, Shida mi hai fatto spaventare a morte. Lunga vita al regno di Grast. Shida mi hai fatto spaventare a morte, Cristo Santo. Stava morendo, l'ho vista morta. L'ho vista morta, Shida. Grazie, grazie. Mart, ora arriviamo lì, tanto gli altri non c'è bisogno che si muovono. Facciamo fine. No, c'è bisogno che si muovono. Devono muoversi. Diamine. Allora, intanto Mart lo mandiamo sempre avanti. Poi facciamo questo. Attacca. Togliamo quel poco che gli possiamo togliere. Perfetto. Attacchiamo sto tipo, sempre bloccandolo. Ok. Vabbè che tanto mi attacca lo stesso, però vabbè, 7-7-14, vediamo un po'. Ho paurissima, ragazzi, ho paurissima. Sono alla fine, però ho paurissima che
mi possano fare del male. Per forza devo fare fine. Quello si recupera. Oh mio Dio, no ragazzi, no, no, alla fine no. Nabarl, alla fine no. Mi sento male. No. No. No, no, ci rivediamo alla fine di questa campagna. Non mi interessa, dobbiamo killarli questi, no. A fra poco. Ok ragazzi, sono tornata. Ho fatto un casino perché non riuscivo, talmente la rabbia di non riuscire che non riuscivo più a vincere. Qua, come vedete, ho bloccato, proprio assediato questa parte. Quindi fatelo anche voi perché è molto importante. Quindi attacchiamo. Cerchiamo di oh, che bello. Che bello. Subito a bloccare e praticamente abbiamo vinto. Blocchiamo questo qui. Attendi, grazie. E dobbiamo mandare avanti sia Morth che Merrick, così che finiamo questa campagna. Attacchiamo con Excalibur, che è più forte. Al solito sapete quello che succede qua, inutile che ve lo rileggo. Allora, non è morto, però penso che con lo spadino dopo possiamo anche farlo. Ma non rischiamo, facciamo sempre fare Merrick. Questo tipo, che io ho lasciato qui a morire praticamente, potrebbe anche fare l'arena. Anche se l'arena, oddio, facciamola, proviamoci a prenderci sti 800 e qualcosa. Ma non so fino a quando riusciamo. E finora siamo pari. Pari. Tecnicamente questa la vinciamo. Tecnicamente, se non ci sono tripli. Ok, l'abbiamo vinta. Fantastico, ci prendiamo questo poco di esperienza che possiamo e questi pochi soldi. La rifai? No, perché stiamo per morire. Va bene. Per il resto facciamo fine. Grazie. Lui ovviamente un pochino si riprende. Ora qua riprendono un po' tutti che sono tipo morti di fame, poracci. Perfetto. Quindi Merrick attacca, fai un Excalibur, ce lo togliamo da mezzo ai piedi e conquistiamo finalmente questo bastione. E non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sapete anche cosa dice, è inutile che ve lo rileggo, ok. Ok ragazzi, dopo questa grandissima faticata, perché voi vedrete solamente parte della faticata, io vi saluto, ci vediamo al prossimo gameplay sempre qui su Fire Emblem Shadow Dragon. Conquistiamo questo stupidissimo coso. Sentitela, questa è la canzone della vittoria. Finalmente. Lasciate tanti like, supportatemi come potete e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ciao. Sire, è troppo pericoloso restare qui. Dobbiamo rifugiarci alle Pairati. Anche lì vi saranno pericoli. Il re delle Pairati, Mannu, pare sia un discendente della stirpe dei draghi, Umanakete. Ciò nonostante, non abbiamo altra scelta. Dovremmo confidare nella fortuna. Restate sempre allerta, Sire. We'll be right back.